Quarta corsa, cavalli di 3 anni, ritirati Burrasca LL e Briogual. Restano in 7 al via 1 Biluleo, 3 Biximo, 4 Batman Matley, 5 Baltimora dei Mag, 6 Bartali Rish in seconda linea, 8 Bumsi, 9 Bandinelli Rec. In chiusura Bandinelli Rec è il più appoggiato, anche se a quota fissa è Biximo la più seguita. L'errore intanto di Bartali Rish, mentre lottano per il comando Biluleo e Biximo. I due alle prese con Biluleo che cerca di difendere la posizione da Biximo che insiste all'esterno. Parte bene anche Bandinelli Rec dalla seconda linea. Numero 6, Bartali Rish. Rientra completamente a Biximo e costringe l'avversaria ad accodarsi in seconda posizione. Biximo gradualmente ripiega nella scia di Biluleo, in terza posizione Bandinelli Rec. Intanto il quarto iniziale se ne va in 29-8. I primi tre hanno preso netto margine di vantaggio, sono anche i tre più attesi. Bandinelli Rec sposta all'esterno dopo 500 metri di gara, è deciso Lorenzo Baldi, va su Biluleo al completamento della piegata. Vedremo Biluleo, siamo intenzionati a correre davanti, a questo punto sono rimasti in tre i tre più attesi. Bandinelli comunque coraggiosamente al suo esterno, attacca a un giro dalla conclusione. Ne scaturisce un parziale in 14-8, 1 minuto e 8 decimi il complessivo dopo un giro di corsa. A contatto si mantiene Biximo, gli altri seguono a una ventina di metri abbondanti. Intanto il chilometro completato dalla testa in 1:16:01 con Biluleo in vantaggio, Bandinelli all'esterno, Biximo che segue lungo la corda. Tanto Bandinelli Rec appare un po' in difficoltà al paletto dei 400 metri conclusivi. Poi prova a riprendersi, ma intanto Biluleo prende vantaggio anche a Biximo che sbotta di galoppo. Sbaglia anche Bandinelli Rec. Numero 3, isolato in avanti Biluleo ai 150 finali. Biluleo, sostenuto da Antonio Greppi, viene a concludere e a vincere la sua prima corsa in carriera. Il secondo posto per Bumsi, mentre al terzo torna Bandinelli Rec, che non crediamo sia stato squalificato. Comunque aspettiamo naturalmente il verdetto della giuria. 1:16:01 intanto per Biluleo, che mostra davvero di essere in progresso, crescita per questo allievo di Sandrino Miraglia, portato alla vittoria da Antonio Greppi. 4:26 la quota al totalizzatore, era 3:50 la quota fissa. Secondo posto per Bumsi, mentre al terzo dovrebbe essere ancora Bandinelli Rec, ma aspettiamo il giudizio il responso della giuria, che ovviamente dovrà seguire Bandinelli Rec. Se non è stato squalificato, passa comunque terzo il traguardo, altrimenti probabilmente Batman Matley alla terza piazza.